Allora, professor Ferretti, lei è il prorettore uscente. Che esperienza è stata questa degli anni di amministrazione con Andrisano? Ah, è stata un'esperienza bellissima perché mi ha dato la possibilità di conoscere a fondo il nostro Ateneo. Quando si svolge una funzione esclusivamente docente, si tende a guardare un po' quelli che sono gli interessi legati alla propria disciplina. Quando invece si assumono delle funzioni gestionali, si deve avere uno sguardo molto più largo, prendere in considerazione tutti gli aspetti della vita di un ateneo, e questo arricchisce enormemente l'esperienza. Beh, è una bellissima esperienza anche perché avendo la delega per i rapporti internazionali ho avuto la massima libertà dal rettore, devo dire, di fare accordi internazionali, quindi ho girato molto e questa è un'esperienza notevolissima perché si confrontano i vari sistemi educativi, i vari sistemi industriali, la ricerca industriale e questo devo dire è stato molto utile perché abbiamo fatto parecchi accordi, parecchi scambi e quindi abbiamo 10 corsi internazionali censiti dal Ministero, quindi abbiamo lavorato molto bene. Beh, diciamo che l'Ateneo ha avuto una grossa espansione dal punto di vista della didattica, inaugurando molti nuovi corsi negli ultimi 6 anni, quindi nel mandato del professor Andrisano. Sono aumentati di molto anche gli studenti. E diciamo che dal punto di vista della didattica siamo messi molto bene, nel senso che ci è riconosciuto a livello nazionale appunto una posizione tra i primi 5-10 Atenei su vari indicatori della didattica. Ecco. Naturalmente mi auguro che il professor Porro possa proseguire, ecco, questa politica nei confronti della didattica, essendo sempre più vicino agli studenti e sempre più vicino anche al territorio in cui noi viviamo. Noi speriamo che sia altrettanto propositivo e recepisca le nostre istanze, così come ha fatto il suo predecessore, che era del nostro dipartimento, fra l'altro, per cui giocavamo in casa da questo punto di vista. Ma io penso che Carlo Porro sia indirizzato, diciamo così, a sostenere tutte le iniziative che noi abbiamo intrapreso nel frattempo, che sono molte, ci vedono sempre più coinvolti col territorio, con gli enti locali e quindi siamo, diciamo, molto fiduciosi nel futuro di questa università e del nostro dipartimento. Beh, ne sono assolutamente onorata per entrambi e anche un po' emozionata perché conosco bene entrambi i rettori e sono entrambi figure meravigliose che serviranno moltissimo al nostro Ateneo. Sono felicissima che con il rettore nuovo abbiamo un grande dialogo e penso sicuramente che l'intelligenza artificiale applicata in tantissimi altri campi, che vanno ovviamente dall'ingegneria ma anche dalle digital humanities, alle neuroscienze, a tantissime altre, all'economia, potranno essere un punto fondamentale per la nostra ricerca e per il contatto con il mondo esterno. Grazie. Ma intanto direi che i 6 anni trascorsi sono stati estremamente importanti per l'università, che il professor Andrisano è riuscito a portarla a dei livelli nazionali e internazionali veramente notevoli, in mezzo a delle difficoltà che non erano solo economiche, ma oggettive, e quindi è stato veramente, direi 6 anni eccezionali. Ecco, il professor Porro si trova un ottimo trampolino di lancio, ma anche una responsabilità molto grande. Però visto che ho sentito dall'intervento delle parole, direi molto tranquille, molto pacate, e direi che consapevole, dell'impegno che, deve affrontarlo. Poi, passando i giorni, si accorgerà di quanto è peso, ma di quanta soddisfazione poi può trarre da tutto l'operato che può fare per la crescita dell'università in un contesto cittadino che ne ha molto bisogno.